Mister, è arrivata un'altra vittoria. Siamo intanto a 3 consecutive dopo il pari di Montigiorgio che ha ripresa la serie, ma siamo a 14 su 15 giornate di campionato. Ho detto ai tuoi colleghi che se ci guardiamo dietro abbiamo fatto una cosa, 14 vittorie sono tante, però evidentemente questa squadra le ha meritate, i giocatori danno tutto in campo, fanno di tutto per vincere, è una squadra che pedala, si allena sempre a mille e quindi poi alla fine ti ritrovi a vincere le gare, però ci sta riportando tutto, ci sta riportando tutto, anche se oggi abbiamo incontrato una squadra molto difficile, lo sapevamo, sapevamo che era una squadra che palleggiava tanto, ci portava a stanarci per poi attaccarci alle spalle, siamo stati bravi quando abbiamo concesso qualche palla lunga sulla profondità e siamo stati bravi a cacciare 4-5 palle importanti dove invece forse dovevamo essere più cattivi nel cercare la porta. Però ho detto anche che noi stiamo giocando tanto o sempre con tanti giocatori, 15 partite sono tante, oggi avevamo diverse assenze che poi alla fine non ti ritrovi e questo pesa nell'arco di una gara, perché lo sai benissimo, avevamo Gallo fuori, avevamo Di Stefano, avevamo Frulla, avevamo Marcelli, avevamo un portiere che è arrivato e ha fatto molto bene, gli faccio i complimenti perché non era facile, e invece di testa ha fatto molto bene, perché non è che stava impegnato tanto, però stava sempre concentrato, quindi un grande applauso. Abbiamo fatto tutto quello che avevamo pensato, cioè di giocare con grande coraggio in fase di costruzione per cercare comunque di allungare l'avversario che sapevamo che ci doveva venire a prendere. Non abbiamo avuto paura di giocare, di costruire e scoprivamo delle linee di passaggio molto facili per riattaccare a campo aperto che sapevamo potesse essere un vantaggio per noi. Ci siamo riusciti molto bene, poi siamo mancati a mio parere nelle rifiniture, nelle finalizzazioni. Qualcosa abbiamo fatto ma dovevamo essere più incisivi.